romanzi ucronici mi inquietano sempre un po', per cui ho letto questo La macchina della felicità di Cathy Williams con una sorta di angoscia, perché l'idea di fondo mi preoccupava, l'idea cioè che possa esistere un'app, Aprisiti, dal nome del sole caldo d'inverno sulla pelle, che decida quali azioni debba fare qualcuno per essere felice. Attraverso un cotton fiocco, come se fosse un'analisi del DNA, si capisce quella persona in quel momento quali scelte di vita deve fare per essere felice. Cominciare un nuovo hobby? Cambiare religione? Comunque è la macchina che dice e l'uomo che accetta. Poi il romanzo perde un po' verba, almeno per i miei gusti, perché non ha centro. In ogni capitolo c'è un personaggio principale e ne compare uno subordinato che diventa il principale del capitolo successivo, che introduce un nuovo personaggio, e quindi attraverso questo gioco di onde si ritorna all'origine, praticamente il cerchio si conclude e si dà spazio a tanti personaggi. Che cosa succede? Che più le macchine hanno potere, però, più l'uomo cerca arte nel proprio corpo. C'è il ragazzo anoressico perché è tanto pieno di macchine che rinuncia completamente al corpo, e c'è al contrario l'artista che del suo corpo fa opera d'arte e che vorrebbe diventare sordo perché la sordità diventa arte a se stessa se inserita in un'installazione, con tutte queste cose che sono sempre provvisorie. Nel frattempo si sviluppano anche delle storie che sono più volgari. A un certo punto compare addirittura una mezza matta che si è data anche a delle delinquenze. Insomma, è una storia che si aggroviglia molto su se stessa, che non mi è piaciuta moltissimo, ma che è consigliabile per quest'idea di fondo che tante volte la nostra felicità ha bisogno di una macchina per poter emergere, che noi stessi non sappiamo che cosa ci renda felice. Io in realtà lo so che cosa mi rende felice, più o meno questo.